Non vi faccio un elenco, ma è tutto un fermento in questa Europa, è tutto un fermento e l'euro lo sta accelerando, cioè l'euro è proprio una molla che sta creando un continente unico. È chiaro che questo non è uguale per tutti i paesi europei, ci sono alcuni paesi europei che vanno più forte. Vi ho fatto un elenco di fusioni che vede soprattutto i tedeschi come protagonisti. E questo è un altro problema del bilanciamento all'interno dell'Europa. Però tutto questo vi dà l'idea di una Europa che è di fronte a una fermentazione politica, difesa, politica estera comune ed economica, tutte queste fusioni, tutte queste concentrazioni, la redazione della moneta unica, che tendono fatalmente, che ci aiuteranno a creare veramente delle strutture sovranazionali. È interessante vedere come la Gran Bretagna, che è fuori dall'euro perché Blair si era impegnato di fronte ai suoi elettori di non entrare nell'euro nell'ultima campagna elettorale, ma capisce che non può star fuori da questa Europa. E allora proprio la Gran Bretagna, che era sempre stato il paese più restio a una politica della difesa comune, propone a Francia e Germania e a tutta l'Europa di cominciare ad affrettare il processo di messa in comune delle strutture di difesa. Ecco, questo è un altro evento che vi dice come la moneta direttamente o indirettamente stia muovendo tutta l'Europa. Allora, vedete, quello che vi ho detto all'inizio di queste due lezioni, che cioè si sta realizzando qualcosa che mai l'umanità ha realizzato, è rigorosamente vero. Si sta realizzando nella pace, si sta realizzando nella concordia, si sta realizzando senza guerre, si sta realizzando come i grandi padri fondatori dell'Europa avevano sperato quando fecero questo meraviglioso e grandioso atto di fede. Grazie. Ha intenzione di spendere tanto? No. Assolutamente no, perché io sono disoccupata, mia mamma è pensionata. Secondo lei l'euro ha fatto bene o ha fatto male? Malissimo. Malissimo, per me si dovrebbe ritornare alla lira. E fu così che l'onda lunga della Brexit travolse l'euro. Dopo il referendum che ha sancito l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, dopo l'altalena dei mercati, ecco che si torna a parlare di moneta unica e gli italiani sembrano rimetterla in discussione. L'unica cosa buona è che all'estero non devi fare il cambio dei denari, ma per il resto penso che non sia nulla di buono. Lei è europeista? Non lo so, a questo punto ho dei grossi dubbi. Europeisti pentiti, molti di loro, ma quanto la fiducia iniziale nella tenuta dell'Unione Europea è stata minata dall'euro? Noi siamo poco europeisti a causa dell'euro. Sì, alla fine sì, perché solo guardiamo le tasche, alla fine sì. E cosa ci si aspettava dall'euro? Di stare un po' meglio tutti quanti. Invece? Invece stiamo un po' peggio tutti quanti. Notevoli vantaggi per Germania e Olanda, consistenti perdite per Italia e Francia. A 20 anni dall'introduzione dell'euro è proprio uno studio tedesco a svelare chi ha avuto vantaggi e chi no dall'adozione della moneta unica. Ogni tedesco dal 99 ad oggi ha guadagnato oltre 23.000 euro, 21.000 a testa per gli olandesi, mentre i francesi hanno perso 55.000 euro e gli italiani più di 73.000 euro ciascuno.